Noi veniamo. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, Scuola del Cerchio Firenze 77, 5 giugno 1975, a cura di VB Kempis. Noi non veniamo per essere considerati dei maestri, posti su degli altari e adorati. Avete già abbastanza feticci da adorare. Non veniamo per fare dei proseliti, dei seguaci di un'etichetta. Semmai veniamo per distruggere tutto ciò, distruggere ciò che vi inibisce la comprensione. Le suddivisioni razziali, morali, religiose, sociali e via dicendo. Tutto quanto vi impedisce di avvicinare i vostri simili e comprenderli. Se le verità che conoscete vi impedissero di andare incontro a chi non la pensa come voi, voi non le avreste comprese e siete voi che dovete comprenderle. Nessuno può farlo al posto vostro. Noi veniamo per agevolarvi la comprensione, non per essere un ostacolo di più. Vi parliamo di verità, ma le nostre parole rimangono aride, sterili. Se voi non le comprendete, per comprenderle dovete avere la volontà di capirle. Noi non parliamo per tutti, parliamo per quelli che sono insoddisfatti di ciò che sanno. Chi non desidera approfondire ciò che conosce, chi è sereno nella concezione della vita che ha, non tenga in nessun conto ciò che noi diciamo. Ma chi vuole capire deve sacrificare una parte di se stesso per comprendere. Ciò che ha aiutato nel cammino trascorso non deve trasformarsi in un pesante fardello in quello ancora da compiere. Quando parlo di cammino da compiere e di comprensione, non intendo riferirmi a nozioni da acquisire e ritenere con la memoria, nozioni che poi possono anche essere dimenticate. Ma parlo di quella comprensione che è liberatrice, che non è un processo della mente, ma che dona un nuovo sentire, un nuovo essere, e perciò non può essere obbliata. Una tale comprensione non si raggiunge facendosi discepoli di qualcuno in particolare, ma facendosi unicamente discepoli della verità, ovunque essa sia.